prendiamo un colore di base, in questo caso viola. Cominciamo a lavorarlo e a stenderlo in modo che sia abbastanza fine. Usiamo un mattarello o la macchina per la pasta. Prendiamo un oggetto dalla superficie curva, come questo, o una vecchia lampadina fulminata. Applichiamo la sfoglia di pasta sull'oggetto e tagliamo un cerchio con un tagliapasta a tondo. Sistemiamo i bordi. Ora utilizziamo vari colori di fimo di scarto che però stiano bene abbinati tra loro. Cominciamo a ridurli in piccolissimi pezzi. Che poi uniremo tra loro realizzando un cilindro. Avremo bisogno di un estrusore per pasta polimerica, come questo. Dotato di tanti dischi per creare forme diverse. Scegliamo il disco con tanti fori rotondi e lo montiamo. Inseriamo quindi il cilindro di pasta nell'estrusore. E chiudiamo il disco. Ora, girando la manovella, pian piano si creeranno dei fili di pasta. Possiamo applicare sul cerchio di pasta creato prima del fimo liquid, in modo che i fili aderiscano meglio. Con uno dei fili creiamo prima una piccola spirale.
Poi la applichiamo sul cerchio continuando ad arrotolare. Facciamo attenzione a non lasciare spazi vuoti tra uno strato e l'altro. Copriamo bene tutto con i fili di pasta, anche il bordo. Eseguiamo una prima cottura in forno. Una volta cotto, stacchiamo il cerchio dall'oggetto usato come base. Quindi, facciamo lo stesso lavoro sul retro del cerchio. Intanto che il cerchio è nuovamente in forno, con degli scarti di pasta realizziamo delle perle. E le cuociamo. Dopo la cottura, eseguiamo un foro nel cerchio con un mini trapano per nail art. Siamo pronti a montare i due orecchini. Usando anche le perle appena sfornate. Montiamo anche il ciondolo della collana, realizzato con un punto centrale sfalsato. Questa è una tecnica molto utile, non solo per creare gioielli, ma per rivestire qualsiasi oggetto. Spero vi siano piaciuti. Alla prossima!